Benvenuti ad una nuova edizione di Breaking News per Teletruria. Iniziamo dalla cronaca e con una tragedia che si è consumata nell'incrocio che porta al centro di Levane. Siamo nel comune di Montevarchi. Uno scontro fra una moto e un'auto ha portato al decesso del centauro, un uomo classe 71 del paese che è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale Le Scotte di Siena con il Pegaso, ma come detto è poi deceduto sul posto. Ambulanza della Misericordia Valdambra, automedica, ma anche Polizia Municipale e Carabinieri insieme ai Vigili del Fuoco. Sempre di cronaca si parla perché i genitori, la sorella e il convivente di Cinzia Patricolo, deceduta in ospedale dopo 17 ore di agonia, una vicenda che risale al 2017, dovranno essere risarciti dall'ASL e dai due medici che seguirono la donna all'arrivo all'arrivo dell'ospedale San Donato di Arezzo. Lo ha stabilito la sentenza civile di primo grado emessa ieri dal giudice Carmela Labella. E poi parliamo invece di Banca Etruria con la bancarotta. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ex presidente Giuseppe Fornasari per uno sconto di pena ed ha annullato senza rinvio per prescrizione la sentenza di condanna che condannava appunto Rossano Soldini. Questa era l'ultima notizia delle nostre Breaking News, ci vediamo alla prossima edizione.